Lo so, è un po' che manco dalla Calabria, lo so, ma eccomi qua. Ci rifacciamo stasera di anni mancati, e dai! Così esortisce Giorgia davanti al suo pubblico di Villa Piana, nell'unico appuntamento in Calabria, voluto dalla stessa cantante per il suo Dietro le apparenze tour 2012. Sotto un cielo pulito e cullati dalla fresca brezza della sera, gli spettatori del teatro del villaggio olimpico della cittadina ionica giovedì scorso hanno applaudito, ballato e cantato assieme uno ad uno tutti i grandi successi che la cantautrice romana, una delle voci femminili italiane più conosciute ed amate, ha interpretato dal palcoscenico. Così, intonando non solo i più famosi Vivi davvero, Gocce di memoria o Spirito libero, Giorgia ha entusiasmato il suo pubblico, eterogeneo. La cantautrice calca i palcoscenici da ormai 20 anni, ripercorrendo le tappe principali della sua vita artistica, una carriera ricca di riconoscimenti, partendo proprio dalla data che la fece conoscere al grande pubblico di Sanremo, nel 1994, con il suo cavallo di battaglia e poi... e che le permise di calcare nello stesso anno il palco del Pavarotti International al fianco del tenore modenese. Fu la consacrazione. Nella primavera del 1995, Giorgia si è esibita poi in presenza di Papa Wojtyla, sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano. Altri successi acclamati dal pubblico vilapianese al modo di Il mio giorno migliore e L'amore che conta, quindi inevitabile, hanno scaldato gli spalti del teatro per poi continuare assieme ai fan all'unisono con Tu mi porti su. Questa è una serata poi particolare per noi, ha spiegato Giorgia nel corso della serata, perché abbiamo fatto un sacco di concerti negli ultimi mesi. Abbiamo cominciato a gennaio e questa sera qui a Villa Piana in un certo modo chiudiamo un ciclo. Un tour cominciato a Roma lo scorso 21 gennaio e che l'ha vista impegnata con una trentina di date lungo l'intero territorio nazionale. Con Dietro le apparenze, l'album che Giorgia ha portato in tour nei Palasport d'Italia, il 26 maggio scorso è stata premiata all'Arena di Verona col Wind Music Award nella categoria CD Platino. La stessa raccolta di brani nel luglio di quest'anno a Massa Carrara ha permesso a Giorgia di ricevere il premio Lunezia per il valore musicale letterario dell'album. Riconoscimenti più che meritati e che il pubblico assiepato sulle gradinate dell'anfiteatro ha più volte evidenziato con lunghi applausi. Leggo i tuoi messaggi che parlavano di lavoro. Ai grandi successi la cantautrice romana ha alternato brani di musica internazionale come I Got Feeling dei Black Eyed Peas oppure You Might Need Somebody di Randy Crawford, che hanno letteralmente portato in visibilio i fans più accaniti.
prima di congedarsi, al termine delle quasi 2 ore di spettacolo, Giorgia ha salutato e ringraziato l'intero gruppo di lavoro, lo staff, che ha permesso alla cantante di potersi esprimere al meglio in questi ultimi mesi di concerti. Cominciando dai musicisti, il direttore musicale Sonny Thompson, basso e voce, Marius Johnson, batteria, Claudio Storniolo, piano e tastiere, Gianluca Ballarin, tastiere. Quindi un saluto ai tecnici del suono, delle luci e gli assistenti tutti. Si rinnova quindi l'appuntamento con i grandi dello spettacolo a Villa Piana, sul palco dove negli anni ha visto esibirsi i Pooh, De Gregori, Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Pino Daniele, Franco Battiato, Massimo Ranieri. Solo alcuni nomi di un lungo elenco di stelle del palcoscenico musicale internazionale.